Il 10 aprile del 1991, a poche miglia dall'uscita del porto di Livorno, sono state uccise 140 persone. Inizia così l'estratto di un dossier redatto dal pool di esperti dello studio di ingegneria forense Bardazza di Milano, consegnato ieri al ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, in visita a Sassari ai familiari delle vittime della tragedia della Moby Prince, la nave diretta in Sardegna che 23 anni fa andò a scontrarsi con la petroliera Agip Abruzzo, prese fuoco e divenne una trappola mortale per passeggeri ed equipaggio. I ritardi nei soccorsi, le negligenze, le omissioni, testimonianze si legge nelle carte processuali del processo d'appello palesemente false. Tante le anomalie di un percorso giudiziario caratterizzato da errori clamorosi. Il consulente Gabriele Bardazza. Questi sono, come ho detto al ministro, sono 23 anni di una storia privata che hanno vissuto i familiari delle vittime in prima persona, conoscendo le carte, guardando gli atti e non riconoscendosi nelle conclusioni che poi erano state scritte in nome del popolo italiano sia nella sentenza di primo grado che nella richiesta di archiviazione poi accolta del 2010 presso la Procura di Livorno. Ma quali sono le anomalie? Il relitto della nave, il corpo del reato, che è stato oggetto di documentate manomissioni, e ancora la tesi della morte rapida dei passeggeri, confutata dalle immagini drammatiche come queste, delle impronte delle mani delle vittime intrappolate nei garage. E ancora il luogo della collisione con la petroliera che la procura indicava regolarmente in rada e che le analisi dei consulenti indicano invece all'interno dell'area vietata. Misteri che lentamente assumono contorni più chiari, come una giornata senza nebbia, come quella del 10 aprile di 23 anni fa, come confermano i video, le registrazioni radio, le testimonianze, nonostante ancora nel 2010 si affermasse il contrario. Tutto questo sarà oggetto di un'indagine conoscitiva per poi approdare ad una commissione d'inchiesta parlamentare. In modo che quelle che sono le evidenze che noi abbiamo raccolto possano essere in qualche maniera condivise anche dalle istituzioni di questo Paese, che riteniamo debbano farsi carico dopo 23 anni di trovare una parola di verità a una questione che è rimasta sepolta per troppo tempo.